volto nuovo al via di questo appuntamento, ennesimo appuntamento del campionato Aperol qui a Biella. Piero Longhi che abbandona momentaneamente il campionato europeo anche dopo la brutta avventura del Polonia. Sì, adesso abbiamo abbandonato, ritorno a Madeira, infatti questa diciamo una gara di allenamento con la macchina vecchia e invece a Madeira poi saremo di nuovo col Deltone. Farò solo quella mentre probabilmente faremo altre gare dell'Apero poi a fine anno. Come pensi di impostare qui la tua gara? Ma visto che devo arrivare, perché ormai sono già tre gare che non arrivo in fondo, diciamo non attaccherò subito. Io faccio la mia gara, poi sempre per la questione Fassitelli vedremo poi alle ultime prove della terza tappa il da farsi, appunto come ha fatto Dario a Limone. Psicologicamente, dal punto di vista incidente, ti trovi a tuo agio, sei a posto anche dal punto di vista fisico? Sì, dal punto di vista fisico sì, e psicologicamente penso pure, perché anche provando assolutamente non mi è rimasto niente. Adesso vediamo poi in gara, cioè la verifica vera sarà la gara, vedremo poi come riusciremo ad andare, se avrò dei problemi anche fisicamente, in quanto non ho ancora provato con un casco in testa, quindi non so il collo come reagirà con un certo peso, con certe sollecitazioni. Parti comunque, il tuo nome comunque parte tra i favoriti. Tra i favoriti penso che gli altri non avranno nessun problema. Rispetto agli altri purtroppo non ho idea, perché non ho mai corso né contro Cobra né contro Gregis né Fassitelli e non so quante differenze ci sia di macchina e quanto riesca diciamo a star lì con questi avversari che soprattutto sono molto forti. Quindi allora quasi divertimento e basta? Sì, dovrei prenderla come divertimento, di sicuro non posso prenderla solo come divertimento. Una gara di allenamento in cui spero di non sfigurare, cioè di fare una bella figura, anche perché in casa logicamente ci tengo. Anche a Biella la qualità e la quantità degli iscritti era di prim'ordine, come in tutte le gare del campionato italiano Rally Aperol 1992. Sono ben 106 gli equipaggi al via di questa 20ª edizione del Rally della Lana, che prende il via sotto una cappa di caldo e afa. Sul palco a dare il via Dario Cerrato, che su queste strade è stato tante volte grande protagonista. Come sempre, sulle strade dei rally in Piemonte, ma soprattutto in quelli titolati, il pubblico è numeroso, accorso per assistere al duello fra i protagonisti della serie e i beniamini locali. Sono in molti a partire con buone possibilità di successo. Sicuramente i due protagonisti della serie, Fassitelli e Colbrelli, entrambi al via con l'ultima versione della Lancia Delta, come Bertone, Gregis e Ogliari. Con la Ford Sierra 4x4 potevano dire sicuramente la loro Travaglia e lo svizzero Olivier Burri. Ma sicuramente il favorito alla vittoria era il locale Piero Liatti, al via con il numero 1 sulle portiere della Deltona della ART. Si comincia con la prova di Zuccaro, caratterizzata da punti strettissimi, quali il Ponte Cunico, quello dove lo scorso anno il Vicentino lasciò per strada mezza macchina. E anche quest'anno vittime illustri in quel punto. Incomincia l'elvetico Burri, seguito da Fassitelli, che contro la ringhiera del ponticello in questione stacca la ruota posteriore destra della sua Lancia HF. Danni poi li fa anche lo svizzero Merlin e Ogliari, che incastra la delta dell'Aschi nel muretto e costringe la direzione gara a sospendere la prova. Il
sul tratto successivo, Travaglia esce di strada quando occupava la terza posizione dietro Liatti e Longhi. A Piero Liatti chiediamo un primo bilancio dopo queste prime tre prove speciali del Rally della Lana. Ma un bilancio, presto detto, la prima prova speciale l'abbiamo vinta, poi c'è stato un problema con la vettura, credo numero 7-8, che si è incastrata nel ponte stretto, un ponte molto difficile dove si passa al pelo con queste vetture sempre più larghe. All'inizio secondo speciale ci hanno tenuti fermi più di un'ora perché non si sapeva se riuscivano a raggruppare il gruppo, e dopodiché sono riusciti, quindi ci hanno fatto partire di punto in bianco. Terza prova direi che è andata abbastanza bene, abbiamo avuto da nostra parte un piccolo problema di gomme, abbiamo montato delle gomme un po' troppo dure e purtroppo non abbiamo fatto un buon tempo. Anche Travaglia si è fermato sulla terza prova per un incidente, quindi a dimostrazione questo proprio del fatto della difficoltà di questa gara. Beh, questo lo si sa, il Rally della Lana è sempre una gara molto difficile perché ci sono tutte queste strade molto strette, molto guidate, dove ci sono i muretti che sporgono, quindi è molto facile commettere un errore. Noi stiamo cercando di andare forte ma senza prendere nessun rischio, quindi vediamo un po'. Se necessiterà aumentare di qualcosina il ritmo, domani lo faremo. Liatti, c'è da dire che l'aria di casa lo carica particolarmente. Si aggiudica infatti ben 5 dei 6 impegni cronometrati del prologo, davanti a Longhi, rientrato nelle gare dopo l'incidente in Polonia in cui si fratturò una vertebra. Qualche problema di assetto per Bertone, che chiude la prima tornata al quarto posto dietro a Colbrelli. Si va al riposo dopo 6 prove alquanto selettive, sono ben 23 i ritiri. Seconda tappa invece, articolata su 11 prove, che regalano non poche emozioni e colpi di scena. Sulla settima speciale, Liatti corre con gli interfoni rotti, ma questo non gli impedisce di staccare ancora il miglior tempo con 28 secondi su Longhi. Continua il binomio Liatti-Longhi a dominare le prove fino alla numero 13, quella di Prascorsano, in cui si impone il pilota della scuderia Grifonesso. Sullo stesso tratto, Bertone rimane con il freno a mano bloccato su di un tornante, dissegna non assoluto e si ritira. Tonso, leader di gruppo N, ha problemi al cambio, mentre Medeghini rompe il cavo dell'acceleratore. La svolta della gara poi alla 15ª prova. Il capoclassifica Piero Liatti esce di strada. Poteva risolversi tranquillamente con una manciata di secondi persi, ed invece si è messo di mezzo uno spuntone di cemento che ha rotto l'albero di trasmissione. Niente da fare quindi per i portacolori della Art, che ancora una volta non riesce ad aggiudicarsi la gara di casa. Beffa del destino poi, il ritiro è avvenuto sulla prova di Campore, l'unica che durante il prologo il pilota di Adorno aveva lasciato al suo avversario Longhi.
Le emozioni però non sono finite. Prova numero 16 ed un altro protagonista esce rovinosamente di scena. Si tratta di Colbrelli, fino a quel momento secondo assoluto. Fuori quindi i due principali pretendenti al titolo del CNR, Fassitelli ed il Bresciano appunto. Al fine tappa quindi a comandare Longhi, davanti a Gregis di 5,51 e a Bertone di 8,08. Seguono poi gli elvetici Merlin e Burri. Mentre in gruppo M, primo è il 22enne Max Tonso su Ford Sierra, che precede Giorgio su vettura gemella e Medeghini su Peugeot. Sinistra 3 più interno, in allargati, destra 2 più, gira lunga lunga, allarghi 2 più, gira lunga lunga, per sinistra 3 meno interno, in destra 5 gira apri, in destra 5 gira rail 60, destra 3 più gira apri, 3 più gira apri, per destra 3 più al palo, 30, stai largo, sinistra 3 più interno, per destra 3 meno interno, per sinistra 5 interno, per accenno destro apri, in destra 5 gira lunga apri, in accenno destro apri, stai largo, destra 4 interno, 40 tornante sinistro, 40 tornante sinistro, accenno destro, vai così, accenno destro, in sinistra 5 lunga apri, in accenno sinistro interno per occhio, destra 5 interno, sinistra 4 lunga, in accenno sinistro apri, in occhio, sinistra 5 interno e destra 3 più interno. La tappa conclusiva non regala particolari emozioni. Longhi bada soprattutto a non buttare al vento una vittoria già in tasca, e lo stesso fa Gregis, che si accontenta del secondo posto anche nell'ottica del campionato Aperol. Caricatissimo è Bertone, in coppia con Zanella, che vince tutte le prove della seconda frazione, ma non riesce a scalzare Gregis dal secondo gradino del podio. Certo, se non fosse stato attardato dai problemi di assetto, il pilota torinese poteva giungere alle spalle di Longhi. Solo 27 secondi dividono i due elvetici Merlin e Burri, rispettivamente quarti e quinti al traguardo finale, davanti a Zucchetti, Tonso, primo tra le vetture di produzione, e Giorgio. Medeghini è nono e consolida ulteriormente il suo primato nel trofeo Peugeot. Tra i top 10 anche l'equipaggio della scuderia Biella Corse, del Rosso, su Opel Kadett. Nella classifica per le dame, prima è Elisabetta Ocleppo, che ha preceduto Elisabetta Cavenaghi. Oh.
considerazione finale. Un rally della Lana che lascia un po' di amaro in bocca. Tanti errori che hanno precluso uno spettacolo sul filo dei secondi. Forse qualcosa di buono è venuto comunque. Con il terzo posto, Bertone torna in corsa per il campionato Aperol ed anche Gregis ha qualche chance in più. Non ci resta ora che aspettare il rally di Messina a metà settembre. Sì, devo dire la sorpresa anche per me, quindi tutto bene, mi sono molto divertito nei primi due giorni con gli Atti, una lotta non dico vicinissimo però nemmeno tanto distante, poi purtroppo lui ha sbagliato e niente, poi gli altri erano troppo lontani, soprattutto oggi siamo andati a terza, seconda tappa, siamo andati proprio a spasso. Cosa hai pensato ieri sera nel corso della 16ª prova quando hai visto il tuo rivale fuori strada? L'ho visto fuori, io stavo tirando, oltretutto non l'ho visto io, l'ha visto Maurizio e dopo che ha visto che continuavo a tirare mi ha detto guarda che probabilmente è fuori Piero, allora abbiamo mollato. Sono cose che dispiacciono e non dispiacciono, diciamo, questo è logico perché vincere una gara per me soprattutto in questo momento era molto importante, anche perché per andare a Madeira più tranquillo e poi dopo tre gare sfortunate si voleva proprio. Oggi quindi hai pensato solamente a salutare il pubblico? Sì, almeno dato che andavo talmente piano, almeno ho visto che andavo un piano apposta.